bentornati. Oggi vi presento questa buonissima e succosissima ricetta di polpette fatte al vapore. Vi lascio gli ingredienti e ricetta. Per 6 polpette di medie dimensioni ho usato 6 foglie di insalata gentile, 300 g di macinato di manzo, pan grattato integrale quanto basta, pepe arcobaleno, spezie varie e un uovo. In una ciotola mettiamo il macinato di manzo e un uovo. Iniziamo a mescolare con le mani, poi aggiungiamo le spezie. Io ho usato paprika dolce, curry, aglio essiccato e origano, una macinata di pepe arcobaleno. Potete aggiungere, se volete, un pizzichino di sale integrale, del pan grattato, e ne aggiungiamo quanto basta, continuando a mescolare. Raggiunta la consistenza giusta per formare delle polpette, dividiamo direttamente nella ciotola l'impasto in 6. Quindi possiamo iniziare a formare le nostre polpette, quindi arrotolarle con l'insalata gentile e i bordi chiusi dell'insalata metterli verso il basso, così che non si rompono e non si aprono. Io ho usato la vaporiera del cuociriso, voi potete usare qualunque tipo di vaporiera. Quindi posizioniamo le nostre polpette nel cestello della vaporiera, la mettiamo nella vaporiera e lasciamo cuocere per 15 minuti. Questo è il risultato che otterremo, saranno molto succose e davvero molto gustose. Può essere una ricettina dell'ultimo minuto, perché massimo è mezz'ora, 20 minuti è pronto. Ci vuole più tempo a pensarla che non a prepararla, e mi raccomando, da mangiare subito per lasciare le polpette belle succose. Potete magari accompagnarle con una bella insalata e con delle patate. Io le ho mangiate anche con della maionese fatta in casa, di cui vi lascio sempre il link sopra e sotto nel box informazione, ed era veramente buonissima. Io spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando in quel caso il like al video, iscrivetevi al canale per non perdere le ultime novità, e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!